Carissimi, oggi prepariamo insieme la vignarola, un piatto tipico della cucina romana, veramente squisito. Ecco a voi la ricetta. Iniziamo prendendo mezza cipolla, un 150 g di lattuga romana, 200 g di fave, 200 g di piselli, 200 g di carciofi e un po' di mentuccia. Allora, iniziamo andando a tagliare a pezzetti piccolini la cipolla. Ci sono diverse versioni, tra le quali quella con il guanciale. Noi facciamo tipicamente questa perché appunto mia nonna preparava questa versione, che sembra essere l'originale, senza l'aggiunta di guanciale. Se volete aggiungere il guanciale, mettete 150 g di guanciale, poi aggiungete la cipolla. Adesso andiamo a mettere la cipolla in una padella capiente con olio extravergine d'oliva. Lo facciamo scaldare un po' e mettiamo la cipolla. Mentre la cipolla appassisce, io ho già sgranato le fave e i piselli, il peso è della verdura già pulita. Se no sgranate i piselli e le fave e andiamo a tagliare i carciofi. Se hanno la parte pelosa all'interno, leviamola, altrimenti andiamo a tagliarli come questo. I carciofi che andrebbero usati sono le mammole, noi ci hanno regalato questi piccini e abbiamo fatto con questi. Il peso totale è 200 g. Una volta che la cipolla è appassita, andiamo a mettere per primi i carciofi insieme con le fave. Andiamo a coprire e andiamo, dopo aver mescolato, e andiamo a lasciar cuocere per 7-8 minuti. Io non aggiungo brodo vegetale perché comunque le verdure sono belle umide. Se seguiamo questi passaggi non c'è necessità. Se le verdure sono un pochino durette, soprattutto le fave, allora andiamo ad aggiungere magari un mestolo di brodo vegetale. Ho lavato molto bene la mia lattuga e adesso la vado a tagliare a listarelle. Una volta tagliata a listarelle la lattuga, vado ad aggiungerla, non è venuto il video, vado ad aggiungerla dopo 7-8 minuti alle fave e ai carciofi. Faccio appassire 2-3 minuti e poi vado ad aggiungere i piselli. A questo punto vado a mescolare bene e vado a coprire con il coperchio. Faccio cuocere altri 10-12 minuti a seconda di quanto sono grandi i piselli. Vado a lavarmi bene la mia mentuccia e la vado ad aggiungere, le foglioline, alle mie verdure. La vignarola è veramente un piatto buonissimo, una volta fatta vedrete non la mollerete più. Andiamo a mettere un pochino di sale, gli ultimi 2-3 minuti di cottura, non prima. E anche in questa fase vedete, se c'è necessità di aggiungere acqua, aggiungete un mestolo di brodo. Ecco qua le nostre verdure belle pronte. Come dicevo, le possiamo mangiare come antipasto o come contorno, ma anche con per esempio una torta salata, ci possiamo condire la pasta. La nostra vignarola ha una tradizione lunga, perché si vignarola perché mia nonna diceva i vignaioli, anzi i vignaroli, come diceva lei, c'hanno sta verdura nel periodo primaverile e quindi è il piatto di questo periodo. Ho letto su internet che ci sono varie versioni sul nome, tra le quali per esempio perché queste verdure si coltivavano tra le vigne o anche perché i contadini le mangiavano appunto questo contorno, piatto unico, perché se aggiungiamo il pane diventa un piatto unico, appunto mentre lavoravano le vigne. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciateci un like, un commento se vi fa piacere. Se non lo avete ancora fatto, cliccate sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video. Se vi va, seguiteci anche su Instagram, ci trovate sempre con il nome A Casa di Apicio. Buon appetito, piatto pulito, ciao!